abbraccio e un evviva a tutti i bambini che partecipano al contenuto. Solo i bambini possono salvare il calcio. Il calcio oggi ha perso credibilità, deve ritornare un'espressione di vita corrente e non fine assoluto. Al Costa Gaia aleggiano questi valori. Viva i bambini! Presidente Totò Bonino, va tutto bene? Va tutto per il meglio? Il torneo si sta svolgendo nel migliore dei modi, ci sembra capire? La Telcam si sta difendendo positivamente? Ma diciamo, il torneo volge, non dico al termine perché ancora ci sono altre due giornate, la giornata di domani che segnerà già dire alle squadre che poi andranno in finale, ma certi valori stanno venendo fuori in maniera molto, molto importante, in maniera molto positiva. Io ho seguito, diciamo, le partite a Mazara del Vallo, ho seguito l'Inter, ho seguito il New York e posso dire che ci sono dei ragazzi veramente, diciamo, che nel futuro saranno sicuramente dei campioni perché calcheranno i campi sicuramente di competizione importante. Presente stasera anche un arbitro, tra virgolette, in gonnella, Anna Maria Ferrara, possiamo utilizzare questo termine perché in gergo giornalistico, comunque sportivo, si utilizza spesso. Anna Maria Ferrara della sezione di? Marsala. Di Marsala, che comunque già da qualche anno vive con passione il calcio, ma passione fino a un certo punto perché l'arbitro deve essere sempre molto imparziale. Certo. Questo torneo comunque è seguito da vicino da lei e che impressione sta avendo finora? Beh, il torneo Costa Gaia è da molti anni che comunque si è affermato. Io è da poco che conduco questo torneo a livello sempre arbitrale. Quest'anno lo sto vivendo ancora di più perché faccio parte sono un componente del consiglio direttivo e quindi lo sto vivendo pure in prima persona. Però è una grande soddisfazione avere delle squadre comunque professionistiche da arbitrare, quindi non per fare i paragoni, ma proprio per metterli al confronto con i ragazzi che abbiamo noi. Le squadre professionistiche sono tutti un altro pianeta, è come se noi in quel giorno siamo arbitri di Serie A. C'è qualche squadra che ti ha impressionato? Beh, nei vari anni ho avuto la possibilità di arbitrare le squadre come la Juventus, il Torino, quest'anno l'Inter oppure anche la Regina due anni fa. Sono delle squadre professionistiche molto ma molto affermate, si vede completamente il gioco diverso rispetto ai nostri giocatori, nulla togliere a loro, però secondo me schematicamente dovrebbero ancora più allenarsi. Per quanto riguarda il comportamento, l'educazione dei ragazzi, noti col passare degli anni dei progressi o dei regressi? Beh, i ragazzi sono tutti bravi con me, forse perché sono una donna e ho la strada quindi più ampia. Magari c'è più rispetto. C'è più rispetto forse rispetto a un uomo, però tutto sta nell'arbitro. Abbiamo qui Smaly Anis, giusto? Direttore generale del club tunisino dello Zarzis. Una presenza che per la prima volta si registra qui in Sicilia per il trofeo Costa Gaia, giusto? Sì, la prima volta. Sì, lo scorso anno avete avuto qualche problema, cosa è successo lo scorso anno? Lo scorso anno abbiamo avuto il visto di ingresso per l'Italia molto tardi, è stato stampato per il 2 gennaio e il 2 di gennaio inizia già il torneo, di conseguenza non abbiamo potuto viaggiare in Italia. Ok, comunque vi siete ambientati bene anche per quanto riguarda i risultati che avete ottenuto, tutto sommato è stata una positiva esperienza, si sta rivelando una positiva esperienza. I bambini si sono divertiti, c'è qualcosa, è un bel scambio culturale, una cosa molto positiva, avvicina i popoli e di conseguenza cresceremo di tempo in tempo e speriamo che la prossima volta avremo con due squadre, sia il 2003 che il 2004. Avremo il piacere di essere in Sicilia. Giuseppe Locastro, pensiamo che tutto sommato questo torneo possa espandersi, che ne pensa Giuseppe Locastro? E
penso che fare un torneo in questo periodo di crisi, in questo livello, è veramente un fatto encomiabile che bisogna ringraziare questi dirigenti, queste persone che con il loro sacrificio personale permettono ancora che si possa svolgere questo torneo. Saverio Messana, molto brevemente perché è ora insomma di assaggiare l'ennesima portata, che comunque possiamo definire uno dei principali promotori di questo torneo, perché si impegna parecchio insomma per creare un collegamento con anche società del nord. Ma diamo il nostro saluto al torneo, è sempre meraviglioso, ogni anno che passa sempre di più, anche quest'anno siamo riusciti veramente a portare tantissime squadre in questo torneo, perciò penso che anche il prossimo anno sarà ancora più forte e più bello. Ormai siamo a livello mondiale perché abbiamo una squadra americana pure all'interno del torneo, penso che più bello di così non può essere il torneo, perciò io ringrazio tutti i collaboratori, la stampa, te stesso che mi sente illustrando, per dire praticamente grazie a tutti. Marco Mandelli, mister dell'Inter, esattamente della squadra, che categoria allena lei? Io alleno la squadra giovanissima regionale B, che sarebbero gli esordienti, insomma. Benissimo. Classe del 2000. Questo trofeo Costa Gaia, che comunque vi sta vedendo come protagonisti, che impressione avete avuto dalle altre squadre finora? Adesso abbiamo fatto solo 3 incontri e sono andati bene tutti come incontri, diciamo che per adesso non abbiamo ancora avuto problemi effettivi, visto anche i risultati che sono stati, adesso vediamo già da domani col triangolare che compriamo il New York e il Leto, che ci hanno detto che comunque sono delle buone squadre, dovremmo vedere un po', insomma, secondo me ci comincia a alzare un po' il livello. Bene, comunque voi non è la prima volta che partecipate a questo torneo, quest'anno che indicazioni avete avuto non soltanto dalle altre squadre ma dal modo anche in cui è stato organizzato il torneo? Ma sicuramente questo è un torneo bellissimo, bellissimo perché poi ci sono tante squadre partecipanti, quindi è difficile anche di fare questo torneo, il fatto che comunque fai tante partite, più partite in un giorno, e diciamo che siamo partiti bene, siamo partiti col piede giusto, adesso abbiamo gli scontri veri perché iniziamo con quarti di finale, semifinali domani, e vediamo un po' come va, insomma. Tenga il pallone, tenga il pallone. Ok, guarda me, sia sindaco. Ok. Gaetano Lomonaco, responsabile organizzativo, presentaci da New York, chi è arrivato da New York per questo trofeo? Gli amici di New York che è dal secondo anno, vengono regolarmente alla nostra manifestazione. È chiaramente un momento importante perché ci permette di socializzare anche con squadre straniere e quindi credo che loro sono contenti di essere qui presenti. Sì. Come si chiama lei? Il nome è Angelo Candela, in siciliano. Ah, benissimo. L'americano Charles Candela. Ok, ma lei è di chiare origini siciliane? Sì, sono nato in Sicilia, ho giocato nell'Alcamo per parte di quella Intrepida, ma sono orgoglioso di portare i nostri ragazzi americani in Sicilia, fare conoscere la nostra bella terra. In che anni lei ha giocato? Sono giocato nel 1968, 69, 70, 71 e tra l'Alcamo e parte di quei Trepida. Dirgli la verità, mi piace venire in Sicilia perché amo la Sicilia. Sono siciliano, però l'America è anche bella perché è la mia seconda patria. Da quanti anni lei vive e lavora in America? Sono 40 anni. Che lavoro? Sono immobiliare. Ok, immobiliare, e comunque si occupa anche di calcio. Sì, sì, dopo il mio lavoro e la mia passione è il calcio. Mi cerco di portare sempre in giro, portiamo i ragazzi per il mondo, qui a Viareggio, ad Acropoli e nel Lazio, diverse età. E con me il mio collaboratore, Gio, Rinato Mori di Pescara. Il mio collaboratore,
Giuseppe Longo, lui è originario della Campania, vicino a Avellino. Buonasera, Avellino? Sì. Salerno. 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 Lei si chiama Giuseppe Longo? Giuseppe Longo. Sì. E quanti ragazzi fanno parte della vostra scuola calcio? Noi abbiamo due scuole di calcio, quella locale, 1500 bambini, e quella statale, 120.000 bambini. Comunque, che impressione state avendo di questo torneo? Già avete partecipato lo scorso anno, un torneo che può svilupparsi nonostante la crisi economica che attanaglia non soltanto l'Italia. Non ci sono parole per descrivere questo bellissimo torneo, per i bambini è bellissimo. Sì, la crisi economica purtroppo sta creando seri problemi non soltanto in Italia, voi che vivete negli Stati Uniti sapete che la situazione è molto delicata. Sì, sì. Purtroppo piano piano se si può fare una cosa si riesce a fare. Bene, grazie.